Nintendo! Hi people of YouTube! Welcome to a new episode of Mario & Luigi Viaggio al Centro di Bowser. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima e nuova puntata. La scorsa volta ci siamo lasciati con noi che abbiamo completato Partners in Time. E vi chiedo già di scusarmi se sentirete la mia voce un po' strana, un po' nasale, perché sono totalmente chiuso, sono raffreddato, ma non vi potevo lasciare senza il primo episodio di Mario & Luigi, quindi vi chiedo già scusa in anticipo per la mia voce. Tra l'altro, una delle mie preoccupazioni era proprio il microfono. Volevo sentire. Non si sente il microfono. Ok, ora si sente il microfono. Ok, in sostanza basta che parlo durante le battaglie col microfono e siamo a posto. Probabilmente si sente anche fin troppo bene. E non mi ricordo in questo titolo se lo schermo principale è quello sopra o quello sotto. In ogni caso, lo scopriremo tra poco. Che bello l'effetto dell'acqua che si muove così. Credo quello sotto, o forse... Boh, chi lo sa, chi si ricorda. Giochiamo. Fungopoli. Effettivamente non me li ricordavo così piccoli, Todd. Piccoli. I Todd bambini. Ciao mamma, sono tornato. Ciao tesoro, come mai sei a casa così presto? Il maestro Todelli non la smetteva più di parlare e sono scappato via di nascosto mentre prendeva fiato. Accidenti, cosa devo fare con te? Mi raccomando, che sia l'ultima volta. Sì, mamma. Mamma, è pronto, eh? Manca tanto? Quanto manca? Sì, un attimo ed è pronto. Intanto vai a chiamare papà. Vado subito. Papà? Papà è pronto! Pa-pa? Ah! Che succede? Che... Esatto! E... papà! Papà è... Datemi da mangiare! Ah, caro! Cicate... La gravitrombolite. Caso 1. Una malattia misteriosa ha colpito all'improvviso il regno dei funghi, la gravitrombolite. Gli effetti sono spaventosi. Il corpo si gonfia a dismisura, diventa tondo e inizia a rotolare. E rotola, rotola, rotola. Le cause sono sconosciute e nessuna cura sembra sortire effetto. Dio mio. Ogni giorno, sempre più Todd vengono colpiti dalla gravitrombolite. La principessa Peach ha prontamente deciso di indire un'assemblea straordinaria al castello. Il castello di Peach. Che orrore! È la prima volta che si verifica un problema così grave nel regno! Oddio! Di questo passo possiamo dire addio ai Todd come li conosciamo. È necessaria una soluzione rapida per rimettere le cose a posto. Ma è la prima volta che ci troviamo ad affrontare un problema così grave. Non sappiamo neanche da che parte cominciare. Non c'è tempo per pennicolare, dobbiamo darci da fare. Anche mio figlio è stato colpito dalla gravitrombolite. Principessa, non si sa ancora nulla. Niente, ho chiesto aiuto agli spiriti delle stelle, ma non ho ancora ricevuto risposta. Permesso. Ah, Lupus in Fabula, un venerabile spirito delle stelle è al fine giunto. Scusate il ritardo, mi sono perso per il castello. Principessa, ma questa piccola... Buongiorno a tutti, mi chiamo Dora Stella. Abbiamo saputo che il regno dei funghi è in pericolo ed eccomi qua per conto degli spiriti delle stelle. Ciao a tutti. Tutta questa energia riscalda il cuore. Dunque, abbiamo la soluzione per la gravitrombolite, dico bene? La gravi... veramente... Vorrei forse dire che nemmeno gli esimi e saggi spiriti delle stelle... Abbiamo analizzato varie malattie simili, ma la gravitrombolite è aggressiva e una cura è, insomma, boh. Se almeno riuscissimo a scoprirne le cause, forse...
Anche noi medici stiamo cercando dei rimedi per arginare la crescita fisica, ma per quanto riguarda una vera e propria cura, stiamo ancora barancolando nel buio. Insomma, non si può fare niente, siamo in pericolo, tutto il regno è in pericolo. Insomma, non stiamo mica a girarci pollici. Ehi, ma chi è quella? È l'assistente del dottor Dot. Il dottor Dot è il medico più famoso del regno, uno specialista nell'anatomia dei Todd. Oggi non poteva partecipare all'assemblea, ha mandato la sua assistente. Ah. Scusate, ma ho dei pazienti che mi aspettano, con permesso. Io me ne vado. Ah, orrore! Se neanche i medici gli spiriti delle stelle riescono a venirne a capo, siamo spacciati, finiti, condannati! Scusami tanto se non ho una soluzione, eh? Guarda che anche gli spiriti delle stelle hanno i loro limiti, è inutile che piagnucoli. Ma come osa, piccola impertinente? Basta litigare. Maestro Todd, non c'è bisogno di agitarsi, abbiamo ancora un asso nella manica. Oh, è vero, Orpolla ha ragione, ci resta ancora una speranza. Il film di Mario Luigi. Appunto, che fine hanno fatto? Quei due fratelli. Yahoo! Waha! Ehi Mario, sbrigati, non c'è un attimo da perdere. Yahoo! Luigi! Luigi! Scusami, mi stavo ancora vestendo io. E l'assemblea è già iniziata, presto, devi fare in fretta. Scusaci, stavamo finendo le riprese del nuovo film. Sono già tutti nella sala delle riunioni, manchi solo tu. Ah, e ovviamente anche tu, Luigi. Beh, la sala delle riunioni è qua in fondo, sbrigatevi. Ma prima, volete che vi spieghi che cosa sono le connessioni? No! Tutto a posto? Allora sbrigatevi. Che bello che già subito iniziamo con loro due assieme. Vorrei vedere già le loro statistiche, però il gioco in questo momento non me le fa vedere. E se non ricordo male, qua non ci dovrebbe essere già nulla di strano, vero? La sala delle riunioni è qua in fondo. Sono già arrivati tutti, mancate solo voi. I Todd del castello amano molto parlare. Basta premere là per iniziare una conversazione. Chissà se potreste scoprire cose interessanti. E tu cosa hai da dire allora? Ma c'è anche Luigi, come va? Avete capito che per un problema così non bastava solo uno, eh? Bravo, qualcuno che finalmente non parla di Luigi in malo modo. E abbiamo già trovato 5 monete, siamo ricchi. Che palle. Ma scusami, perché non mi metti già una moneta da 10 piuttosto che 10 monete da 1, Dio mio. Tu? Parlami. Come sapete vi trovate nel castello di Peach. Ma va? E io che pensavo di essere al castello di Bowser. Un'altra moneta. Oh no, un Todd affetto da gravi trombolite. Mario, finalmente sei arrivato. Aiutaci, ti prego. Tutti i Todd credono in te, in bocca al lupo. Va bene, ti ringrazio. Tu invece? Ehi, qua. Mario, anche oggi sei in giro a saltare in allegria. Mario salta con A e Luigi salta con B. Ma va? Chi l'avrebbe mai scoperto? Se no come sarei arrivato fino a qui a trovare tutti gli oggetti? Misteri della fede, eh? Tra l'altro, se... non vorrei dire una cagata. Forse queste finestre più avanti nel gioco si aprono? Chi si ricorda? È passato davvero tanto tempo rispetto all'ultima volta che ci ho giocato. Come ho detto, il capitolo che avevo meno giocato era Fratelli nel Tempo. Questo ci ho giocato un po' di più, anche se... non quanto io abbia giocato a Superstar Saga. Superstar Saga rimane quello più giocato. Tu che hai da dirmi? I trigger per parlare sono un po' troppo vicini a volte. La sala di riunioni è qua in fondo. Presto, l'assemblea è già cominciata. Quando trovi un blocco di salvataggio come questo, salta e colpiscilo. Il salvataggio serve a sentirsi più sicuri. Mio nonno lo diceva sempre: salvare ti salva la vita. Anche Luigi può colpire i blocchi se gli va. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Poco fa è passata di qua Miss Dulcinea. Chi? Che bella che è. Chi cacchio è Miss Dulcinea? Forse la dottoressa di prima? La Todd medico? La sala di noi non è in fondo a questo corridoio. Per la sala di noi chiedete a qualcuno. Qualcuno? Cioè, due siete, non è che... Vabbè, avanziamo. Chiedi a qualcuno. Stava per esplodere, poverino. Ciao, siamo arrivati! Oh, signor Mario, signor Luigi! Vi stavamo aspettando con ansia! Presto, presto! C'è in corso un'assemblea! Che palle! St-
Stavo giusto dicendo, abbiamo scoperto qualcosa nonostante le poche informazioni raccolte. La causa della malattia sembra essere un fungo venduto da uno strano mercante. Come? Un fungo? Vuoi dire che l'epidemia di gravitrombolite è stata scatenata da un semplice fungo? Ho chiesto ai Todd affetti dalla malattia e tutti quanti hanno comprato e mangiato un fungo bizzarro chiamato gravitrombofungo. Jenny, gravitrombofungo? Ma non esiste niente di simile in questo regno. Chi vende tale sciarpame? I testimoni concordano sul fatto che il mercante indossasse un lungo mantello. Per nulla sospetto, insomma. E sembrava non essere un abitante del regno dei funghi. Sento puzza di bruciato. Ok, è deciso, porteremo qua quel mercante tirandolo per un orecchio. Signor Mario, signor Luigi, è il vostro momento. Sconfiggete quel mercante come avete fatto con Bowser. Va bene. Chi ha il fegato di pronunciare il mio nome? Ah, cacchio! Principessa Peach, sei mia, soltanto mia. Cosa ci fai qua? Adesso siamo impegnati per un'importante assemblea per salvare il regno. Cosa? Anch'io sono un abitante di questo regno. Ho il pieno diritto di partecipare all'assemblea. Giusto, maestro Todd? Ho ragione, vero? Ecco, veramente, io, come dire... In pratica sì, in teoria vaffanculo. Tu non hai nessun diritto, vattene subito. Cacchio! Come osi? E Luigi intanto... Ma io... Perché sei sempre in mezzo ai piedi? Anche oggi che volevo comportarmi bene e partecipare all'assemblea. Ma il tuo brutto muso mi ha fatto passare la voglia di comportarmi bene. Non voglio più saperne di questa insulsa assemblea. Rapisco Peach e levo le tende. Let's go! Ecco una cosa che mi devo ricordare ogni volta che inizio una nuova battaglia. Che devo switchare lo schermo. Signor Mario! È la sua prima battaglia. Vuole che le spieghi come attaccare? No. Lei non delude mai, signor Mario. Sa sempre cosa fare. Uno, due. Ah, cavolo. No, mi sa che era scriptato perché non è uscito neanche la scritta. Ah, quasi dimenticavo. Durante l'attacco in salto può colpire due volte. Desidera che le spieghi meglio. No. Ma che abilità eccelsa. Uno, due. Perfetto, esatto. Non era neanche uscito, era scriptato. Come vedi, può colpire due volte il nemico con un solo salto. Deve premere il pulsante due volte al momento giusto. Se lo ricordi, per favore. Levati di mezzo. Troppo presto. Dovevo aspettare che facesse la nuvoletta. Perfetto. Signor Mario. Ah, quasi dimenticavo. Può anche evitare gli attacchi di Bowser. Posso spiegarle come si fa? Non è... Che coraggio, signor Mario. Affronta Bowser senza tremare. Sta zitto. Ridurrò in cenere tutti e due. Aspettiamo che passa. Esatto, ecco fatto. Come vede, può schivare gli attacchi dei nemici ed evitare di subire danni. Presti attenzione all'attacco e salti al momento giusto. Se lo ricordi, per favore. Oh, finalmente se n'è andato. Uno, due. Aspettiamo. Tra l'altro, la qualità della nuvola sempre incredibile. Perché mi ha fatto uno solo? L'avevo schiacciato al momento giusto. Vabbè, questa è stata colpa mia. Uno, due, perfetto. Muori? No, mi sa ancora uno o due colpi probabilmente. Perfetto. No. Ancora uno. Dai Bowser, vai giù. Dai, che palle. Quanto stai durando? Oh, perfetto. Shooter. Cosa mi è successo? Oggi mi sento così debole. Non posso perdere così. Che vergogna. Ah, è tutto merito del mio potere stellare e della forza d'animo della principessa. Ti abbiamo reso innocuo come una tartaruga. Cosa? Bene, principessa Peach, leviamoci questo sassolino dalla scarpa. Levati dalle scatole, Bowser. Che io poi... Thank you, Mario. Grazie, mio salvatore. Non ho mai saputo che Peach avesse dei poteri telecinetici. E la vera domanda è... Perché non li usa mai? Oh, non c'è problema. Chip 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 chip. Zap!
scappa. Opla! Si sente meglio sua malignità? Quanto l'odio! Non finisce qui! Adesso torna al castello di Peach e la rapisco la principessa! Però, se c'è Mario, finirà come al solito! Ah, non dire quel nome! Brucio di rabbia al solo pensiero! Non faccia così! Vediamo! Devo tornare al castello di Peach! Dove diavolo sono finito? Esatto! C'è un punto di salvataggio? Che bello che però puoi usare Bowser! Santo cielo! Sua scorbuticità! Qua intorno ci sono molti ostacoli che bloccano la strada! Li distrugga con i pugni X per farsi strada! Ecco fatto! Cioè, allora, siamo chiari! Usare Bowser... Dio mio, è... Quando l'hanno detto di questo gioco era veramente tutto incredibile. Era tutto incredibile in questo gioco. Sua malvagità! In questa foresta posso soffiare fuoco con Y per bruciare gli alberi. Però faccio attenzione perché le viene il fiatone quando sputa fiamme a lungo. Insomma, non soffiare per troppo tempo. Allora, di qua la strada è bloccata, vero? Esatto. E ci potremo passare molto più avanti di qua. Diamo fuoco agli alberi. Ecco fatto. 1, 2, 3, 4. Che in realtà anche lì non è che servisse bruciarli tutti, ma già che ci siamo, vediamo. Tra l'altro non ci sono oggetti da queste parti, quindi fammi vedere, c'è il blocco di salvataggio adesso? Ah! Complimenti! Cosa? Che vuoi? Ha vinto! Sua brutalità, cosa succede? Mio caro cliente, oggi è il giorno della sorte che ha scelto per baciarla. Ha vinto il fungo fortunello. Il fungo cosa? Non ho comprato niente. Come accidenti faccio ad aver vinto? Su, su, non sia pignolo. Dilati le sue pupille su questo meraviglioso fungo fortunello. Basta un boccone e la sua vita sarà illuminata dalla brillante fortuna. Neppure Mario potrà tenerle testa. Sconfiggerò Mario, dici sul serio? Sono più serio di un totem. Ogni suo colpo avrà la potenza di un treno. Sarà sbam, pum, pim, pam. Nessuno potrà resistere alla sua devastante forza brutale. Sua malevolenza, non si fidi, è tutto troppo sospetto. La smetti di blatterare, con questo sconfiggerò quel ficcanaso di Mario. Dammelo, muoviti, dammi quel fungo fortunello. Prego, prego, se lo sbaffi tutto a quattro palmenti. Hai preso il fungo fortunello? Quanto è soddisfatto Bowser comunque. No. Sua disgustosità, cosa le succede? Le avevo detto di lasciar perdere. Ehi tu, cosa hai fatto mangiare la sua scorbuticità? Ciao, sono tornato! Così buono da rivoltare lo stomaco! I dettagli del mio piano perfetto si sono incastrati come le rotelle di un orologio! Volerò via lieve, gustandomi il tuo pesante incedere verso il castello di Peach! Aspiro tutto! Che peccato, un'assemblea così bella è stata rovinata! Forse non è il momento migliore per un'assemblea. Interrompiamo tutto. Ma, il regno è in pericolo. Senza assemblea non troveremo mai una soluzione. Maestro Toad ha ragione. La grave trombolite più importante è di Bowser. Continuiamo l'assemblea. Quanto è saggia la principessa. E lei è la guida della speranza del nostro regno. Tuttavia questa sala è un po' sottosopra. È meglio trasferirci da un'altra parte. Aspiro tutto! Mi ricordavo portassero pure le statue.
Mi aspiro anche te, Luigi! Guarda però quanto tempo ci ha messo ad aspirarlo. Ed è caduto a terra. Tutto filato liscio come l'olio su una filanda. È il momento di iniziare la seconda fase del mio piano maleficamente disgustevole. Ehi, Grugnosauro, sbarazzati di questo disgustevole pachiderma. Io obbedire, Lord Sogghigno. Fare il verso del maiale adesso mi distrugge l'esistenza della mia gola. Dio santo. Puff. E Mario è stato ingoiato. E io devo cambiare la videocamera. Ah! Che è successo? Santo cielo! Dove mi trovo? Perché è tutto molliccio e rosa? Oh, mi sa che mi ha aspirato Bowser. Alla fine ce l'ha fatta a mangiarmi. Oh, cavolo. Allora, che dire? Non è la prima volta che ti trovi qua, Mario, quindi non c'è neanche troppo da sorprendersi. Oh, wow, anche dei soldi all'interno del corpo di Bowser? Questa sì che è una sorpresa. In ogni caso, fammi un po' esatto vedere se c'è altra roba. Che in ogni capitolo della saga principale parliamo, non è la prima volta che Mario finisce nel corpo di Bowser, quindi non ti sorprendere. O comunque, non è la prima volta che finisce all'interno del corpo di qualcosa. Caspita Globin, non capita spesso di vedere facce nuove. Ciao, sono l'Emogoblin, vivo dentro il mio padrone Bowser e lo conosco bene. Se vuoi posso spiegarti un po' di cose sul suo corpo. Se vedi qualche mia amica in giro ti consiglio di colpirla per avere informazioni utili. Sai, a noi Emogoblin fa bene essere colpiti. Ad ogni modo cosa potrei spiegarti? Sei curioso? Vero che sei molto curioso? E invece no, non ti spiego niente. Ma in cambio ti permetto di salvare. Vuoi salvare? Certo. Grazie. E con questo noi ci salutiamo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito se mi avete seguito. A proposito, devi sapere che io sparisco dopo un po'. Cosa vuol dire? Dicevo, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.